nostro canale YouTube. Qua parliamo di minimalismo, crescita personale, sostenibilità. Oggi però parleremo di una cosa in particolare. Sono da sola, senza Mirchetto oggi, perché oggi è il mio angolino. Parleremo di Kindle! Subito la nostra sigla! Allora iscrivetevi al canale, attivate tutte le notifiche, commentate, mettete mi piace, ma soprattutto commentate in tanti, vi aspettiamo! Allora, oggi parliamo di che cosa? Di il Kindle, uno dei miei più grandi amori, cioè una delle più grandi passioni in realtà. Ma che cos'è sto benedetto Kindle? Allora, il Kindle è un ebook reader, è un lettore digitale di libri, diciamo così in italiano. E ce ne esistono vari tipi, quindi comunque esistono Pocketbook, esistono per esempio Kobo, Kindle, ma anche tanti altri che adesso non mi sto a nominare, ma sono veramente tanti. Vari tipi, varie marche, come ho detto già adesso. Allora, ci sono dei vantaggi e dei svantaggi, diciamo, dell'avere un Kindle. I vantaggi, diciamo, sono tanti, perché in un unico apparecchio abbiamo tanti libri sempre con noi. Non ci preoccupiamo più dello spazio che i libri occupano in casa. Leggiamo anche la sera senza accendere la luce. Solo però con i modelli che hanno la luce integrata, per esempio Paperweight, Oasis. Poi è un display che non stanca per niente la vista e non devi preoccuparti di comprare e montare altre librerie. Quindi comunque, cioè, è una cosa buona questa. Non dobbiamo stare ad andare all'Ikea o comunque andare a comprare altre librerie. I libri poi non si superano nella borsa o nello zaino, quindi comunque già un'ottima cosa. Abbiamo molti ebook gratis o comunque con prezzi molto inferiori rispetto alla copia cartacea. Abbiamo molte lingue disponibili, molti dizionari disponibili di altre lingue. Se leggiamo per esempio lingua è importante perché c'è anche appunto il dizionario dell'altra lingua, ma anche che ti fa vedere per esempio la traduzione di alcune parole che magari non sono molto usuali. Poi è molto facile inviare i file al Kindle tramite la mail dedicata, perché ogni Kindle ha una sua mail dedicata, quindi comunque possiamo inviarci i file, quindi PDF, MOBI, EPUB, in modo molto molto semplice. Poi possiamo modificare il design e il tipo di scrittura, quindi questo è molto importante perché magari ci sono persone che hanno problemi con i caratteri molto piccoli, per esempio dei libri, e così possono aumentare, diciamo, la scrittura, il carattere. Poi la batteria del Kindle, quanto dura la batteria di sto Kindle? Dura in media 2-3 settimane se comunque leggiamo un'oretta la sera, quindi dipende molto da quanto lo usiamo, da come lo usiamo, per esempio se mettiamo luminosità alta, quindi comunque quello, diciamo, disperde più energia. Se invece mettiamo senza luminosità è un altro tipo. Quindi diciamo che dipende molto da come lo utilizziamo. Poi lo usano molto in viaggio perché comunque questo è comodo avere tanti libri in un unico dispositivo, sempre con te. Quindi comunque è molto comodo in viaggio senza che tu ti porti i tomi, quelli grossi, quelli che pesano. Ti puoi portare tutti i libri che vuoi in un unico dispositivo. E è molto comodo, diciamo così. Occupa pochissimo spazio in valigia o comunque nella borsa, quindi anche quello è un altro fattore molto importante per quando viaggiamo, ma anche quando, per esempio, facciamo una passeggiata, no? È molto comodo. Poi, la lettura su Kindle, diciamo che è più concentrata, io la vedo così, nel senso che comunque riusciamo a leggere senza distrazioni. Per esempio, se noi leggessimo su un iPad, avremmo molte più distrazioni rispetto a un Kindle, perché comunque il Kindle fa solo quello, cioè ci aiuta a leggere e basta. Invece comunque l'iPad magari c'ha anche altre distrazioni, quindi magari nel frattempo devono le mail e altre cose, quindi comunque non è il top. A parte che comunque non è il top anche perché comunque l'iPad non è fatto per leggere, quindi comunque l'iPad stanca molto di più la vista, mentre un bel Kindle non stanca la vista e puoi leggere quanto vuoi. Poi
E la cosa buona, diciamo, che io ho visto in questi anni col Kindle, che puoi scaricare estratti dei libri che vuoi, senza però comprarli. Quindi comunque tu puoi andare su nel Kindle Store e vedere un tipo di libro che ti piacerebbe leggere. Dopo scarichi l'estratto. Quindi comunque puoi leggerlo e vedere se magari ti piace. Se non ti piace non lo compri, capito? Invece comunque magari quella copia cartacea non è proprio la stessa cosa, diciamo, no? Poi la cosa non meno importante delle altre è che è molto più sostenibile i libri cartacei, perché comunque non uccidiamo altri alberi per fare altra carta e quindi comunque è molto più sostenibile, meglio, diciamo. I svantaggi, quali sono però gli svantaggi di avere un Kindle? Gli svantaggi di avere un Kindle è che comunque non leggi come su cartaceo, quindi non è come leggere sul cartaceo. Se voi comunque comprate il Kindle per leggere uguale, identico al cartaceo, beh, mi dispiace dirvelo, ma non è proprio così. Poi, qual è l'altro svantaggio? È che comunque costicchia un pochettino. Cioè, comunque Kindle adesso c'è quello base su Amazon che costa 100 euro, ma a meno di quel prezzo non trovate, se no dovete comprarli usati. Quindi comunque dipende molto dal tipo di modello che volete e dove lo comprare soprattutto. Quindi non è come leggere sul cartaceo e non sostituisce e non sostituirà mai i libri cartacei. Quindi diciamo che questo è un altro svantaggio, diciamo così. Ma cosa vi consiglio io di acquistare per cominciare? Allora, per cominciare io vi consiglio Kindle base, quelli comunque senza illuminazione, se ne trovano tanti su Subito, su Wallapop. Anche una trentina di euro, 20 euro li trovate e potete cominciare il vostro viaggio nella lettura, diciamo, digitale. Se invece volete comprare un Kindle che vi duri, che ne so, per anni senza comunque starla a cambiare, invece, vi consiglio il Kindle Paperweight, che è quello con la luce integrata, è molto facile da trasportare e non è molto grande. Questo qua tipo che ho io, da 6 pollici, per capirci. E quello più completo e più buono, diciamo, per rapporto qualità-prezzo. Adesso però, che cosa hanno fatto? Hanno fatto una nuova versione di Kindle Paperweight che è da 6,8 pollici. E quello lì comunque è anche impermeabile come il Kindle Oasis ed è un pochettino più grande, ecco, rispetto a questo qui. Quindi dipende molto dalle vostre esigenze. Se comunque avete bisogno di avere la luce, perché comunque vi scoccia accendere la luce per la sera che leggete, allora comprate in Kindle Paperweight, o comunque comprate in Kindle con la luce integrale, diciamo, no? Invece se comunque volete un dispositivo su cui leggere manga o fumetti, per esempio, è molto meglio il Kindle Oasis perché è 7 pollici, anch'esso resistente all'acqua, come il Kindle Paperweight nuovo, 6,8 pollici. C'è la luce integrale automatica, ma costa di più. Cioè comunque su Amazon sta sui 2,50 più o meno il Kindle Oasis. Quindi, dipende molto da voi, insomma. Poi, le conclusioni. Secondo il mio modesto parere, leggere su Kindle ti fa leggere molto di più. Non lo so, io da quando ho il Kindle comunque leggo molto di più. C'è un buon rapporto qualità-prezzo, perché comunque sì, è vero che i Kindle costano, e non costano nemmeno poco, però comunque il Kindle ti durano anche 10 anni, 15 anni, quindi comunque ti dura abbastanza, diciamo che ammortizzi il costo negli anni, no? Poi è molto leggero e compatto, adatto a viaggi e spostamenti. È l'ideale per chi legge molto, avendo così tutti i libri a portata di mano. E guadagni spazio in casa. Quindi comunque senza che stai a comprare altri libri cartacei, li compri qua dentro e la cosa ideale perché comunque non metti altre librerie, diciamo così. Poi commentate, cioè comunque ditemi voi se avete il Kobo, se avete il Pocketbook, se avete il Kindle, quale tipo di Kindle avete, se avete il Kindle per esempio ecco Paperweight Oasis, quale vi piace di più, diciamo, no? Tra questi magari se l'avete provato di più, quale preferite, insomma scrivetevi qua sotto e ci vediamo al prossimo video, ciao!